Oh, allora, bella a tutti ragazzi. Allora, quello che vedete è praticamente un'emulazione di Windows XP, perché questo gioco gira solamente su Windows XP, perché sulle altre versioni di Windows fa un casino della Madonna, si impazzisce, non si sentono tracce audio. Vabbè, lasciamo perdere, sono dovuto dire. Prima cosa, intanto già diventa stupido per cercare di riavviarlo e di farlo funzionare su macchina virtuale, non commento proprio. Perciò diciamo che spero che vada tutto bene, spero che l'audio si senta e quando risentirò questo audio vedrò se c'è da fare qualche regolazione, qualche settaggio. E niente, diamo via a Anacapri The Dream. Sto in silenzio, non metterò la webcam su questo gioco perché purtroppo mi si è rotta e perciò questa prima puntata la farò senza webcam, ma forse è meglio perché le mie facce già cominciano a essere preoccupanti. Allora, partiamo dal presupposto che stiamo parlando di un gioco che funziona a 1024x768. È già una cosa allucinante tenere questa risoluzione di schermo su un monitor di quelli nuovi. Non è proprio il massimo. Credo che proverò a mettere l'audio così, spero che vada bene. Allora, andiamo in sezione avventura. Partendo che il menu iniziale del gioco è fatto con PowerPoint, è veramente qualcosa di brutto. Un bambino di 15 anni con un PowerPoint di quelli pure free, senza licenza, sarebbe riuscito a fare qualcosa di meglio. Abbiamo, insomma, questi menu che a parte dirvi gli autori e qualcosa del genere, la cosa più bella è questo qua. La risoluzione dello schermo va selezionata accuratamente. Un'errata selezione può comportare una cattiva funzionalità. Insomma, ci dice di mettere lo schermo a 1024x768. E nel caso regolare i DPI in a 96, e se ci fosse stato qualche problema, che noi avevamo uno schermo in risoluzione diversa, ci avrebbe sfanculato le icone del desktop. Veramente ottimo. Cominciamo con parti dall'inizio. Benvenuti a Capri. Buono il caffè, vero? Il dottor Orlandi ha telefonato e ha lasciato questo biglietto per lei. Mi è sembrato di capire che avesse una certa fretta. Forse è meglio che si sbrighi. Allora ragazzi, è inutile che vi dico che è veramente inquietante questa cosa che abbassa un pochino l'audio di gioco, perché il 90% del gioco sarà silenzioso, perciò ok, cominciamo con pizzicare questo biglietto. E andiamo a leggercelo.
Caro Nico, allora, questo gioco fa parte della serie della Capri Saga, e diciamo che è un seguito di un gioco che è I Misteri di Capri, che purtroppo non ho su un CD, perché solo su un CD me l'ero comprato e non ho una versione digitale per farlo girare su macchina emulata per il momento, perciò ci giocheremo prima questo, chi se ne frega, l'altro non ci voglio perdere nemmeno tempo a fare una copia digitale del CD, perché lasciamo perdere. Grazie per essere venuto ad Anna Capri. Come forse avrai già saputo, ci sono nuove importanti notizie relativo a quel famoso disco di ossidiana di cui ti parlai tanto tempo fa nei Misteri di Capri. Ti ho pregato di venire perché spero che tu ci possa aiutare a ritrovarlo. Raggiungimi a casa al più presto, approfondiremo. Esci dal bar, gira a destra, prendi via Orlandi, poi ancora a destra per la chiesa di San Michele. Casa mia è poco più avanti, fa presto. Ah, dimenticavo, la notizia del tuo arrivo si è già sparsa per Anna Capri. Ti aspetto. Allora, qui affronteremo quello che è il dramma di questo gioco, che come vedete in buon stile Myst, foto per foto, ci manda avanti. Perfetto, siamo a Piazza della Vittoria. Il dramma di questo gioco è che non è che noi prenderemo una direzione nel gioco e il gioco intelligentemente ci porterà dove dobbiamo andare facendoci seguire un percorso lineare. No, noi avremo un intero street view di Anna Capri, ma proprio intero street view di tutte le vie, e dovremo trovare il posto dove andare, che non sarà segnato in nessun modo durante il gioco, cercando veramente la casa di questo tizio. Perciò siamo usciti dal bar, andiamo a destra, e poi cerchiamo di trovare questa casa. Come vedete, è tutto molto molto, l'audio del gioco praticamente con questi tasti si fa un back indietro, con questo possiamo girare su noi stessi e tornare indietro realmente, perciò capite che la situazione è veramente drammatica per trovare un posto in questo gioco. Avremo una mappa che ci aiuterà, perché fu implementata poi una mappa, grazie a Dio. Cards, andiamo a vedere il negozio di cartoline. Fortuna che qui almeno abbiamo un quadrato di selezione che ci limita la selezione a un'area visibile. Praticamente mi sono inculato una cartolina. Beh, vabbè, non posso fare nient'altro e torno indietro. Ragazzi, cioè, vi devo dire la verità. Io ho giocato questo gioco prima di andare realmente nella mia vita a Capri, e vi garantisco una cosa, giocato questo gioco conoscevo Capri come casa mia, sapevo già dove andare, dove girare le strade. È stato veramente un lavaggio del cervello, ero diventato praticamente un abitante di Capri. Vi dico, questa è la famosa Casa Rossa, la Casa Rossa di Anna Capri, che praticamente è una zona turistica molto famosa. Allora, noi siamo qui, come vedete da questo menu, siamo a Via Orlandi e dobbiamo raggiungere Villa Orlandi, perciò proseguiremo. Qui c'è la Casa Rossa, a questo vicolo gireremo a destra, ci troveremo davanti la chiesa di San Michele, proseguiremo e saremo arrivati a Villa Orlandi. Come vedete qua ci sono svariate opzioni di scelta. Noi proseguiamo imperterriti per il momento, pisciandoci tutti i negozietti dove possiamo andare, e qui abbiamo il cartello Chiesa Monumentale di San Michele, e noi questo non l'avevo visto. Ah, è l'indicazione.
Chiesa Monumentale di San Michele. Perfetto, allora noi giriamo a destra, proseguiamo verso la chiesa di San Michele, che è questa, ragazzi, è un posto spettacolare. Se vi capita di andare, ovviamente, a Capri, visitate questi posti perché sono meravigliosi. Ma prima giocatevi questo gioco, così non avrete bisogno di una guida turistica perché conoscerete Capri. E nell'anonimo, più anonimo, questa è la casa, la villa Giuliani. Cioè, proprio centro storico, le boffe. Adesso voi mi dovete dire, come una persona che non ha mai giocato a questo gioco, come cazzo fa a immaginarsi che questo cancelletto anonimo sia il posto dove devo andare? A questo punto bussiamo. Oh, È Madonna. lei? Un po' in ritardo, eh? Che le devo dire? Mi dispiace. Il dottor Orlandi è già andato via. Aveva un impegno urgente e non poteva trattenersi oltre. Ha detto che tornerà alle 15:45 oggi pomeriggio. La aspetta per quell'ora. Ha lasciato una lettera per lei nella cassetta qui a fianco. Arrivederci. Madonna, il regno del Photoshop e del PowerPoint. Questo gioco è del 2007, ragazzi, però vi giuro che io, quando lo giocai con il doppiaggio fatto così, ci sono delle scene che sono di un trash, con un dialetto veramente che è una figata. Cioè, ragazzi, se ve lo siete perso è qualcosa, cioè. Allora, abbiamo qui la cassetta della posta, che mamma mia. Lasciamo perdere, dove prendiamo il biglietto e questa targa che prontamente andiamo a leggere sulla nostra busta, sul nostro zaino. Ecco qui, abbiamo la targa. Leggiamoci la targa. Il disco esiste e si trova a Capri, è nascosto nel luogo dove tutto ebbe origine. Il disco va trovato e distrutto. 2 aprile 1816. Pezzo di marmo con una scritta sopra, direi abbastanza moderna. Vabbè. E il biglietto, da non confondere con l'altro biglietto. Caro Nico, non posso aspettarti oltre, devo purtroppo scappare. Ti ricordo brevemente i fatti. Si racconta che ad Anacapri sia nascosto il leggendario disco preziosissimo di ossidiana. Pare che questo disco sia passato di mano in mano in molti personaggi. Ve la faccio un po' più veloce, ragazzi, senza ve lo sto a leggere letteralmente, perché sennò ci mettiamo una settimana, visto che qua ci faranno leggere anche le istruzioni della carta igienica. Insomma, vi dice che è stata ritrovata questa targhetta di marmo risalente alla fine dell'Ottocento in uno scavo archeologico, e che questa targhetta dia quasi una sicurezza che questo disco di ossidiana famoso sia Anacapri. Perciò ci dirà che è un disco di inestimabile valore. Ti prego di iniziare immediatamente le ricerche. Sappiamo che alcuni malintenzionati sono già in movimento. Sarebbe grave il danno se il disco fosse sottratto ad Anacapri. Vai subito al primo vicolo boffe, non lontano da qui, da Francesco Cerio, che collabora in questa missione e ti darà preziose informazioni. Dimenticavo, Axel Munthe, con questo font spero di Unte, non so se sto dicendo giusto, mi ha detto che vorrebbe incontrarti. Abita a Villa San Michele. Grazie di tutto in anticipo. Ci vediamo oggi pomeriggio alle 15:45 G Orlandi. Allora, ragazzi, io per questo episodio, che è un episodio, diciamo,
di test per l'audio e per vedere se tutto va bene, sospenderei qui. Controllo la registrazione delle impostazioni dell'audio, sono buone. E sospendiamo qui il primo gameplay di Anacapri The Dream. Nel prossimo episodio andremo a parlare con Francesco Cerio, che è il nipote dell'archeologo che aveva eseguito questi scavi archeologici nell'Ottocento e che aveva presupposto che questo famigerato disco di ossidiana era nascosto a Capri. Perciò, che dirvi? Vi saluto, vi abbraccio e ci vediamo al secondo episodio di Anacapri The Dreams, dove cominceremo a indagare e cominceremo a scoprire il mistero di questo disco di ossidiana. Un abbraccio, un saluto e alla prossima!